Cosa diresti ad un giovane atleta che ha deciso o a cui è stato consigliato di ricorrere al doping per ottenere risultati nello sport? Che anche se col doping riuscisse ad avere grandi risultati, la sua coscienza parlerebbe spesso a lui, dicendogli che è sleale e che non è corretto. Quindi anche il successo non porterà pace e serenità nella sua vita, perché lui sa benissimo che non ha vinto lealmente, ma ci ha messo qualcosa in più rispetto agli altri. Quindi direi di non farlo, perché si ritroverebbe a lottare con la propria coscienza. Cos'è per te il doping? Per me è slealtà. Io non l'ho mai usato, non ho mai fatto uso di questo, perché a me piace combattere lealmente fin dove le mie qualità, le mie possibilità possono arrivare anche a un successo. Se non dovessero arrivare, mi accontenterei di quello che ho, quindi non ricorrerei mai alla slealtà, al doping, per poter avere gloria in questa vita. Quindi penso che sia un qualcosa da non praticare. Per raggiungere importanti obiettivi sportivi, cosa serve? Assolutamente sacrificio. Per esperienza posso dire con certezza, con convinzione, che non si può mai raggiungere un successo se prima non c'è un sacrificio. Quindi la gloria e il successo viene sempre dopo tanti sacrifici, e questa è stata la mia esperienza di vita, e penso che sia così in tutte le cose, in tutta questa società, in tutto il mondo. E penso che le persone che ottengono qualcosa senza sacrificio è perché hanno sicuramente fatto qualcosa di non pulito. Quindi penso che il sacrificio sia la parte fondamentale.